Tutto come da pronostico alla 13ª edizione della rassegna mediterranea di Montescaglioso. Jean-Jacques Nuculucchidi, Fiamme Gialle Ostia, 21esimo classificato nella 20 km di marcia ai recenti mondiali di Berlino 2009, e Antonella Palmisano, Don Milani Motto, l'argento appena un mese fa agli europei juniores di Novi Sad, si sono imposti alla rassegna montese che come sempre ha centrato gli obiettivi. Oltre 200 i partecipanti in rappresentanza di 40 team provenienti da Spagna, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata. Partenza decisa dei due finanzieri Marco De Luca e Jean-Jacques Nuculucchidi, con i soli Ruggero D'Ascanio, bernaldese in forza alla Scotellaro Matera, e Giovanni Renault, Don Milani Motto, la tener testa. Tutto tranquillo fino a metà gara, quando i due azzurri decidono di cambiare e fanno subito il vuoto con Nuculucchidi deciso a bissare il successo del 2007 e il cinquantista deciso a vendere cara la pelle. Ultimo giro proibitivo anche per Marco De Luca e vittoria scontata allo sprint per il più agile azzurro protagonista della 20 km Jean-Jacques Nuculucchidi, che chiude la distanza atipica di 5,5 km del percorso in 23:32 con soli 2 secondi di vantaggio. Più combattuta la gara femminile, che alla partenza vedeva una protagonista assoluta come Antonella Palmisano, Don Milani Mottola, ormai proiettata verso una decisa leadership mondiale. Parte velocissima con l'altra pugliese Nicla Dell'Aquila, decisa a non mollare, e la beniamino locale Lidia Mongelli in terza posizione. A metà gara, proprio la Mongelli, nonostante pare abbia decisamente accantonato i suoi sogni mondiali, tira fuori la sua classe e la grinta di sempre e comincia una decisa rimonta che la porta dapprima ad affiancare la seconda posizione dell'atleta di Locorotondo e a tentare di raggiungere la Palmisano. Quest'ultima, vistasi in pericolo, opera uno scatto decisivo e va a inserire per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della prestigiosa manifestazione lucana, che ha visto transitare da Montescaglioso i migliori marciatori mondiali. 26:18 il tempo dell'argento europeo mottolese, con un appena mezzo minuto di vantaggio sull'altra azzurra Lidia Mongelli.